Perché se non si fa questo, purtroppo iniziano le malattie. E una cosa volevo dire, su questi fattori di rischio, se noi interveniamo su questi fattori di rischio, se la comunità interviene, facciamo una politica di prevenzione primaria, quindi contro i fattori di rischio. Se invece le malattie si sono già verificate, e tipo non so, l'obesità, il diabete, l'ipertensione, noi dobbiamo fare un'altra politica sanitaria, quella della diagnosi precoce. Questo vale soprattutto per i tumori. E l'azienda OSL ha attuato gli screening, quindi lo screening del cancro della mammella, quindi con la mammografia, lo screening del cancro del collo dell'utero con il Pap test, lo screening del cancro colon retto con il sangue occulto nelle feci, sono interventi costosi e fondamentali. Peccato che l'adesione, specialmente per quanto riguarda il cancro del colon retto, non è ottimale. Questi screening funzionano se la popolazione aderisce, e questa è una cosa molto importante, perché se questo non viene fatto, purtroppo le malattie si complicano con scompenso cardiaco, ictus, tumori, disturbi respiratori cronici, diabete scompensato, aggiungo anche demenza, Parkinson e artrosi. E quindi noi dobbiamo rendere, questo è il mio slogan, i cittadini non sono informati di questo, ma li dobbiamo rendere consapevoli della loro malattia. E li dobbiamo far diventare cittadini esperti nella gestione della loro patologia cronica. Io dico sempre, ci preoccupiamo troppo spesso del conto corrente in banca, ricordiamoci che il nostro conto corrente migliore è il nostro bagaglio di salute. Perché io lavorando 20 anni in strutture, anche quasi 30, ho visto proprio dilaniare delle risorse economiche per mantenere una persona disabile, allettata, anni e anni e anni in struttura, con un costo di oltre 20.000 euro all'anno. In Europa si sono accorti di questo già 15 anni fa e hanno evidenziato nell'ipertensione, tabagismo, quindi fumo, alcol, eccesso di colesterolo, sovrappeso, scarso consumo di frutta e verdura e l'inattività fisica la causa delle patologie croniche. Vado veloce. Noi pensiamo che il nostro obiettivo sia quello di vivere più a lungo, avere quindi una speranza di vita altissima. Ai tempi di Gesù Cristo la vita media, la speranza di vita era 25 anni, perché c'era una grossissima mortalità infantile, morivano per le guerre. All'inizio del Novecento la speranza di vita era 50 anni, oggi nel 2000 è 80 anni. Però non è questo il nostro obiettivo, noi non dobbiamo sperare di vivere tanto, dobbiamo sperare di abbassare questo parametro, che sono gli anni di vita corretti per disabilità, cioè quegli anni di vita persi per malattia o disabilità o persi per mortalità precoce. Faccio l'esempio, un vignolese che oggi ha 60 anni avrebbe altri 22 anni di vita, però se gli viene un ictus a 60 anni e muore a 70, lui perde 22 anni di vita, ha un deli di 22 anni perché ne ha persi 10 allettato per ictus e altri 12 per mortalità precoce. La speranza di vita, quindi per noi, per i modenesi, per la regione Emilia-Romagna, l'uomo ha una, provincia di Modena, scusate, ha una speranza di vita di 81,5 anni, la donna 85,3, però la speranza di vita in buona salute, vedete, per gli uomini 62,6, quindi un po' mi sto avvicinando, e per le donne un po' meno. La speranza di vita in buona salute è 59,3. È qui che noi dobbiamo praticamente lavorare. C'è una scheda molto bella, le azioni per l'invecchiamento attivo e in salute. Dobbiamo chiaramente, se la volete guardare, è molto interessante. Noi, il nostro obiettivo di comunità e anche di sanità è quello di ridurre la disabilità. Noi come medici però non vediamo solo patologie croniche, vediamo anche purtroppo il disagio sociale. Non mi dilungo su questo perché è già stato praticamente esploso questo concetto. Noi vediamo la piaga del gioco d'azzardo. Io vedo famiglie che si distruggono per il gioco d'azzardo, spendono più di gioco d'azzardo che di affitto negli appartamenti. E gli sportelli sociali devono essere insieme ai nostri ambulatori i luoghi ideali per intercettare questo problema, questo disagio e cercare di porre le correzioni.
Questa è una slide che io, per chi si occupa di per i politici che vogliono praticamente fare qualunque cosa che riguardi la salute, questa è praticamente l'ABC, è la cosa fondamentale. È uno studio che ha anche cambiato il modo di fare sanità nel territorio, come vedrete nelle prossime slide. È un'analisi grossissima fatta più di 20 anni fa e dice che nei determinanti della salute, cioè quello che ci fa star bene, il 50% sono gli stili di vita. Quindi mangiare bene, camminare, non fumare, non bere, evitare il sovrappeso, eccetera, eccetera. Anche leggere è avere anche una mente attiva. I geni, cioè il patrimonio genetico incide, ma nel 20% dei casi, incide moltissimo anche l'ambiente fisico, l'ambiente dove noi viviamo, quindi intendo l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, i cibi che mangiamo. Una cosa che io farei, se fossi un medico che si occupa anche di programmare la sanità, io insegnerei ai bambini nelle scuole a leggere la composizione degli alimenti, perché questo è foriero purtroppo di patologia. Il sistema sanitario che spende una follia, noi l'azienda di Modena, la Maria Pia Biondi lo sa benissimo, noi spendiamo 1.400.000.000 di euro per la sanità modenese, incide solo nel 10%. Del determinante della salute. Perché? Perché questi soldi vengono spesi per curare in gran parte la disabilità. E qui arrivo nel nucleo della mia relazione, nel nucleo, e ho quasi finito, della filosofia di fondo che ci sta in questi piani di zona. Noi dobbiamo passare dal passato, che era la medicina di attesa, dove noi e l'ospedale attendevano che il paziente si ammalasse, cioè che avesse un ittus, un infarto, una polmonite, eccetera, eccetera. Quando si scompensava veniva ricoverato e ci si pensava in quel momento. L'innovazione dove sta? Nel passare da una medicina di attesa ad una medicina di iniziativa. Cosa significa? Significa intercettare le malattie prima che si complichino e che diano disabilità. L'azienda USL, a livello proprio di azienda, ha fatto e sta facendo delle cose importantissime. Le vaccinazioni, che sono misure di prevenzione primaria, perché bloccano le malattie, non solo vaccinazione antinfluenzale, anche l'antipneumococcica, per tutte le persone che compiono i 65 anni, e ogni anno qualcuno di voi che compie 65 anni si trova l'invito a farsi vaccinare per il pneumococco e anche per l'herpes zoster. E soprattutto questa vaccinazione io la raccomando a tutte le persone che hanno le patologie croniche, le bronchiti croniche, il diabete, lo scompenso, eccetera, eccetera. Ma l'azienda USL non si ferma qua. E ha messo in atto gli screening oncologici, che sono invece dei modelli di prevenzione secondaria, perché non vanno a bloccare le malattie, ma le vanno a diagnosticare prima. E soprattutto l'azienda USL ha attivato, utilizzando delle risorse, questa è una cosa molto importante, dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali nella gestione delle patologie croniche, in particolare il diabete, la demenza, le cure palliative, direi anche i pazienti che hanno una terapia anticoagulante, e so che in cantiere arriverà il PDTA sulla bronchite cronica ostruttiva e sullo scompenso di cuore. I punti, i pilastri fondamentali di questa medicina di iniziativa sono la diagnosi precoce, con prima facciamo diagnosi di patologia cronica, prima possiamo intervenire. L'altro pilastro fondamentale è la chiamata attiva, i cittadini vengono chiamati, nelle case della salute il cittadino non ci va soltanto perché ne ha voglia o ha un bisogno, ma perché l'infermiera che lavora in maniera integrata con il medico, quindi l'importanza dell'integrazione tra il team, che diventa un team proattivo, chiama con il numero di telefono il paziente diabetico, il paziente con lo scompenso, il paziente con la demenza, il paziente con le patologie croniche. Quindi la chiamata attiva è fondamentale. E poi questo concetto, in inglese, ma è un concetto importantissimo, empowerment, cioè dare la capacità, il potere ai cittadini malati affetti da patologie croniche di essere consapevoli, esperti della loro patologia e di essere loro i primi medici di se stessi. Ve lo tiro via subito, questo è il Chronic Care Model proposto in California nel 79, dove dice quello che stiamo dicendo adesso, ma 30 anni fa lo dicevano, che i sistemi sanitari, quindi l'azienda, la comunità, gli enti locali, devono praticamente ottenere attraverso appunto il supporto e l'accompagnamento degli outcome positivi. In italiano questo Chronic Care Model dice appunto che i PDTA
sono delle risorse che i sistemi sanitari investono per gestire le patologie croniche. Rendere l'accesso ai dati clinici, importantissimo per noi medici il progetto Sole, ma per voi cittadini importantissimo il fascicolo sanitario. L'empowerment l'abbiamo già praticamente esploso come concetto, e i piani di zona cosa sono? Sono praticamente quelle schede di intervento, quelle attività che promuovono la cooperazione fra tutti i produttori di servizi. Ho le ultime due slide, quindi questo per rianimarvi, e questo è praticamente come deve essere, secondo me, gestita la sanità in una popolazione. Immaginiamo la popolazione di Vignola. La base delle persone che dicono di sentirsi bene e che stanno bene sono però persone esposte al rischio. Tutti siamo esposti al rischio delle polveri sottili, dell'acqua che beviamo, eccetera, eccetera. Qualcuno è esposto al rischio del tabacco, dell'alcol, qualcuno è esposto al rischio del sovrappeso o dell'inattività fisica. Su questa fetta enorme di popolazione, chi? Le scuole, i comuni e le organizzazioni di volontariato devono fare prevenzione primaria, cioè combattere i fattori di rischio. In Toscana c'è il piano integrato della sanità, in Emilia-Romagna i piani di zona. Quando la malattia inizia, quindi quando inizia il diabete, quando iniziano purtroppo anche i tumori, occorre fare una diagnosi precoce e promuovere il self-management. Quando, e qui cominciano a lievitare i costi, quando la malattia tipo il diabete si scompensa con un ictus, oppure quando l'ipertensione si scompensa con un infarto, allora dobbiamo gestire la malattia, chiamando in maniera integrata i pazienti e attuando un specifico follow-up. E poi abbiamo purtroppo i casi della vetta della piramide, i pazienti disabili in case di residenza o anche il domicilio, che sono allettati disabili o che sono affetti da fasi terminali di malattia. I piani di zona chiaramente hanno attuato delle schede sia per quanto riguarda il caregiver, che è una persona che gestisce i malati terminali e che è sottoposta il caregiver ad uno stress incredibile, che sia la figlia, che sia la nuora, che sia la moglie, il caregiver è sottoposto ad uno stress enorme. E poi chiaramente le cure palliative, la scheda, l'ospedale di comunità che ha già accennato Maria Pia, l'assistenza territoriale con le ADI, i centri di incontro per le demenze, questa è una scheda del volontariato, dove qui le persone, i familiari di malati affetti da demenza possono incontrarsi per discutere le loro tematiche. Termino con la slide sulle case della salute, perché un po' la casa della salute ripropone tutte le parole chiavi, il concetto di rete, di dialogo, di informazione e di formazione per i cittadini, per gli operatori sanitari, la partecipazione di tutti gli attori dei servizi con al centro i bisogni sociali e sanitari del paziente. Attuando anche delle misure, secondo me, innovative, tecnologiche, che dobbiamo guardare anche quello, come la telemedicina, e qui Maria Pia, io aggiungo anche che una casa della salute, per essere tale, deve avere anche un ecografo, perché il futuro della medicina generale del territorio è avere a disposizione on time, cioè sul momento, un ecografo per valutare le cose. Non ha nessun senso che un medico veda un paziente, poi chieda un'ecografia che gli verrà data fra 30 giorni se va bene, 60 se va male, e lì in qualche modo noi ingessiamo il sistema della medicina proattiva. Grazie. Passiamo al quinto e ultimo gruppo, quello del genere, e cerchiamo di recuperare perché siamo un po' in ritardo, così riusciamo magari a dare anche la parola ai cittadini. Lascio la parola a Erika Lancellotti, che è un'operatrice dell'associazione Casa della Salute contro la Violenza Onlus, Casa delle Donne contro la Violenza Onlus, che nasce nel 1991 a Modena e gestisce da 2 anni e mezzo, attraverso una convenzione con l'Unione Terre di Castelli, il Centro Antiviolenza di Vignola. Presso il centro, lo sportello antiviolenza, attraverso il lavoro di operatrici e volontari specificatamente formate, vengono accolte donne che hanno subito o subiscono violenza, con o senza figli, sostenendole in percorsi di autonomia e di uscita dalle situazioni di maltrattamento. L'associazione persegue anche finalità di sensibilizzazione, prevenzione, formazione e ricerca rispetto al tema della violenza contro le donne, ed effettua laboratori nelle scuole superiori di Vignola e Pavullo sulla violenza di genere.
Aggiungo che oggi è la giornata di sensibilizzazione verso le malattie sessualmente trasmissibili, quindi l'azienda ha portato materiale informativo che potete trovare nel corridoio in merito a questo tema. Prego Erika. Buongiorno a tutte e a tutti, io sarò veramente breve per recuperare. Per noi la partecipazione a questo gruppo di lavoro che ha portato alla realizzazione di questi piani di zona è stata molto importante perché i nostri presupposti ci hanno permesso di capire, i nostri presupposti metodologici ci hanno permesso di capire che la violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale e trasversale nella nostra cultura. Quindi partiamo dal presupposto che tutte le donne possono subire qualche forma di discriminazione, svantaggio sociale, molestia o anche violenza in diversi ambiti di vita. Però anche i dati statistici ce lo confermano, almeno una donna su tre, almeno una volta nella vita, ha subito una qualche forma appunto di discriminazione, molestia o violenza. Quindi proprio perché la violenza è un fenomeno che può colpire tutte quante, ma dal quale è possibile uscire, crediamo molto nella partecipazione a gruppi che ci permettano una conoscenza reciproca, ci permettano di conoscersi di persona, di dare un viso a un nome.